La Polizia di Stato celebra il suo 165° anniversario della fondazione e per la prima volta lo fa a Cortona in piazza Signorelli. È un momento particolare, il 165° anniversario della festa della Polizia. 165 anni, nel citarlo a me dà tanta emozione perché sono 165 anni di storia, di esperienze, di sacrifici, di gioie e purtroppo qualche volta anche di dolore. Però stiamo qui a festeggiare, il senso di stare qui in piazza è per avere, come la nostra essenza ci caratterizza, un contatto diretto con il cittadino e con la cittadinanza. Noi, come dice il capo della polizia, l'esserci sempre lo dobbiamo declinare con la gente, che la nostra mission è quella di fare sicurezza e di difendere ovunque e dovunque i nostri cittadini. Un giorno di festa, ma anche l'occasione per tracciare un bilancio dell'attività della polizia nella provincia di Arezzo. Negli ultimi 365 giorni sono stati 196 arresti, uno ogni due giorni, e quasi 1000 invece le denunce. Oltre 200 i chili di sostanze stupefacenti sequestrati e 350 i tabacchi esteri di contrabbando sequestrati. I risultati sono, a mio modo di vedere, positivi. Abbiamo sviluppato tutta una serie di attività di contrasto contro il contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, del traffico degli stupefacenti. Dopodiché abbiamo fatto delle azioni di contrasto per tutta la serie di reati predatori, furti in appartamenti, furti sulle auto e quant'altro. E abbiamo lanciato dei progetti e dei messaggi. I progetti, uno su tutti, questo non amore, il camper della polizia che ha girato diversi paesi, comuni, sia in Arezzo città che in provincia, proprio per andare un messaggio contro la violenza di genere.